Benvenuti al canale Nunziovi. Questo è Quel Dolce. Alziamoci le maniche e iniziamo con il dolce di oggi. Prendiamo una ciotola e mettiamo all'interno un uovo, zucchero, una fialetta di aroma alla vaniglia e iniziamo col dare la prima mescolata. Data la prima mascolata, aggiungiamo il latte ed il burro sciolto al microonde per circa 40 secondi. E diamo la seconda mescolata. Prendiamo un piccolo setaccio e aggiungiamo la farina 00. Messa la farina, aggiungiamo il cacao amaro, sempre setacciando. E dopo il cacao aggiungiamo il lievito per dolci, sempre setacciando. Messo il lievito, andiamo con l'ultima mescolata. Raggiunta questa consistenza, diamo una sistemata al tavolo, prendiamo una padella, una spatola, mettiamo all'interno la base del nostro dolce. Fatto questo, allarghiamo fino a ricoprire tutta la base. Diamo una leggera sbattuta e mettiamo sul fuoco. E mettiamo sul fuoco a fiamma bassa con il coperchio per circa 10 minuti. Sono passati circa 10 minuti, con l'aiuto di un piatto andiamo a girare il nostro dolce. E lasciamo con coperchio per altri 2 minuti. Ed eccoci nella seconda parte della preparazione. Prendiamo un vassoio e un tagliapasta quadrato. Prendiamo la base del nostro dolce dopo averla fatta riposare per almeno 10-15 minuti e iniziamo a ritagliare quello che sarà la forma del nostro dolce, in questo caso quadrata. E mettiamo nel vassoio. Fatta la base del nostro dolce, andiamo a preparare la farcitura. Prendiamo una ciotola, mettiamo la panna, iniziamo a montare. Montata la panna, aggiungiamo la crema alle nocciole. E mischiamo il tutto utilizzando una spatola. La nostra farcitura è pronta, la mettiamo qua, diamo una sistemata e andiamo a riprendere il nostro dolce. Quello che facciamo adesso è tagliarla a metà. Tagliato a metà il nostro dolce, andiamo a creare una piccola bagna con un po' di latte e un po' di cacao amaro. Latte, cacao amaro e diamo una mescolata. Adesso andiamo a comporre il nostro dolce. Prendiamo il vassoio con le basi, prendiamo la nostra bagna e con un cucchiaino ne mettiamo un goccio per ogni base.
messa la bagna al latte, prendiamo un piccolo sacco a poche. E mettiamo all'interno la farcitura. E andiamo a farcire il nostro dolce. Essendo la crema alle nocciole, mettiamo un trito di nocciole. Ne chiudiamo alcuni. Aiutandoci con una spatolina, andiamo a ricoprire la superficie di quelli che abbiamo chiuso con la crema di nocciole. Anche qui aggiungiamo il trito di nocciole. Decidete voi come completare quelli che rimangono. Noi li completiamo come quelli di poco fa, quindi mettiamo la farcitura alle nocciole con la granella sempre di nocciole. Fatto questo, diamo una sistemata. Prendiamo il nostro vassoio e con la spatola impiattiamo. E il nostro dolce al cioccolato è pronto. E adesso ti invito ad iscriverti per altri video. Noi ci vediamo alla prossima.